Dottore, lo legga lei perché io ormai sono arrivato a un livello in cui proprio veramente legga qual è la mia percentuale di trovare leggendari. 0,1807%. Guarda quella dei mitici, è leggermente più alta solamente. 2610. Oggi lo troviamo? No. Bentornati su questo nuovo video di Brawl Stars. Oggi ragazzuoli è un giorno speciale perché A. Devo trovare un brawler leggendario. B. Se non lo trovo, il dottore ti spiega il suo metodo per trovare brawler leggendari. Così nel prossimo video lo troviamo per forza. Quindi signori, mi raccomando, prima che cominci questo video, un pollicione su, magari commentateci sotto se vi va con scritto Lacero, perché abbiamo Lacero davanti, quindi perché non commentare sotto con Lacero. Vi ricordo sempre che trovate la mail sotto se vedete delle clip fighe da mandare, dove appunto noi reagiremo nei prossimi video. Anche oggi, alla fine del video, reagiremo poi a quelle che ci avete mandato anche un po' di tempo fa. Quindi mi raccomando ragazzi, poi non vedete la vostra in un video, magari c'è in quella dopo, perché comunque ce ne sono tantissime e le scegliamo totalmente a caso. Dottore, adesso visto che la batteria mi sta lasciando, se non meglio metterlo a caricare il telefono, perché altrimenti va a finire veramente veramente male. Io direi di partire appunto a fare questo spacchettamento. Esatto. Abbiamo 25 casse normali e un paio di casse rosse. Io ho anche la mega cassa, mi sembra, oggi. Oh, dottore, facciamo festa. Non è, lui mi trova anche Sandy oggi. No, io oggi non trovo Sandy. Sì, dottore, ci manca. Ma non dica delle minchie. Io allora, mettiamo le cose in chiaro, ho ancora 52 star power da trovare. Mm. Mi spiega, cioè, mi spiega un attimo perché io dovrei trovare, che tra l'altro 0,0100. Dottore, ma lei c'ha una fortuna che fa schifo. Ma va. Ah, tra l'altro, io mi stavo dimenticando, che poi volevo dirlo, ma mi sono totalmente dimenticato di nuovo. Ah, giusto, ecco, come sono ricordato, dottore, mi sono ricordato. Lei mi stava menando con la stalla, eccetera, eccetera, ma io ho Bull, l'ho maxato. Cioè, io ho Bull, non posso più trovarlo. Quindi, lei non se la vedeva più menare, dicendomi, trova la stalla, trova sto co, che poi sono cose immaginarie. E non la troviamo più. Bull, sono stancato delle sue cose, non è più uscito per io quello. Io direi comunque che lei può fare lo stesso in ranch, perché però lei io la mucca con il barile. No, io allora, io fa, sì, sì. Allora sì, la mucca sì, la potrò, cioè ok, non sarà posso più la stalla, non sarà più l'elite, ma sarà comunque qualcosa di buono, ci lascia un tassello importante, ma abbiamo comunque sempre una parte di questa fattoria. Posso trovare con sto badile di ma, cose sì, con la mucca e il barile. Ma Mortis con la mucca, ciambellaia la che mucca, fanno il coso, mucca, il barile. Non c'ha la mucca? Non la mette in casa a fare le ciambelle, perché io non ho mai visto un cazzo di contadino mettersi un bovino in cosa, in cucina, fammi le ciambelle. Vabbè, dottore, ti guardi, ti fa muti, ti prendi no, vuoi, cioè, vabbè, capito, dottore, non ha senso, mi scusi, mi fai innervosire. Allora io non continuo il discorso perché poi andiamo dove vuole il dottore e io non ci voglio andare. No, è lei che mi spinge a essere arrabbiato. Non lo dico più, basta. Un barile, guardi, un barile. È andato bene. Allora, altro, sono un casino di volte nita. Bene un cavolo, sta andando male. Tra l'altro, giusto per mettere i puntini sulle i, a me manca ancora Maxine, quindi se volesse anche uscire quest'oggi non farebbe proprio schifo. Che tra l'altro l'ho provato, è fortissimo, devo dire la verità, veramente forte. Invece io ho crop e non trovo niente, ho trovato tipo Bibi e una ciambellaia. Ok, tra l'altro ne mancano pochissime, anche questa per arrivare a livello massimo, quindi vediamo di trovare qualcosa. Dai, ti prego, cioè, no, ho tutti i brawler maxati, porca miseria, mi esci uno nuovo. Mi esce uno nuovo. Ma lei quanti gliene mancano di brawler, mi scusi? Porca, tutti i leggendari e Maxine. Tutti leggendari, tutti. Ho capito. Ne fosse uscito uno da più di un anno. Ne fosse uscito uno. Ma non è questo granco, cioè. Io non lo picchio perché YouTube rompe, perché diversamente gli avrei già messo le mani addosso, ve lo dico già subito. Beh, le dico che il più divertente a parer mio è lo zucchino. Cioè anche Core, ma lo zucchino è il più divertente. Lasciamo perdere Leon, ovviamente, che può diventare invisibile, ma tolta l'invisibilità, il più divertente è lo zucchino. Ma lo fa apposta, perché lo sa, così lui flexa quello, quell'altro. Sì, poi lo troverà anche lui, c'ha la mega cassa. Lui Sandy la trova là dentro. Ma stia scherzando. Ma taccio zero c'è! Ma non dica. La mucca Franco! Ha visto che c'era la mucca Franco? Era contento? Signore, la mucca like, Franco. Un like per Franco la mucca. E farà perdere la voce oggi. Ma lei sbraita perché lei vuole i bovini. Lei mi fa venire sulla rabbia. Io voglio. Ma non è vero. La mucca Shelly. Vabbè, allora. Serio. Adesso, Maxi, puoi uscire di qua. Sono esci te. Puoi uscire almeno Sandy o Leon. No, ma porca Escono da quell'altro. Ma diavolo lurido, è un'ora che sto giocando di appetito a qualcosa. Trovo niente. Stia calmo che c'ha il signor Badilo. Signor Badino, sono contento, può avviare una fattoria così. E a bendata benedici Stambrogio. Fammi trovare qualcosa in queste 5 fottutissime casse, perché altrimenti io vado dal diavolo. Allora, per favore, lei oggi Maxime lo trova. Noi, ma neanche una star power. Niente. Accanto, che un ma niente. Ha un barile. Ha una lavatrice. Ecco, mi risolvo questo rebus. Cosa ti fa una mummia, una lavatrice e un barile? Fai il bucato, no? Vada. Prendo Ambrogio e la piglio come fosse una mazza da baseball. Cioè, uguale. Ok.
ripeto, ho ancora tutti i leggendari da trovare, ho ancora Maxine da trovare, ho 550 Star Power, ecco, che possono Power uscire, può uscire qualcosa? Ma dipende. Ma dipende di no. Non lo so. Dipende di no. Stia calmo, la mucca. Ma che mucca? Ma che cosa? Ma non c'è niente, non esce niente, ma che c'è andato il diserbante alle mie casse? Ma cos'è sta roba? Mi sta uscendo il sangue dagli occhi. Stia calmo, potremmo anche sperare magari nel triplete, tipo barile, morti. Ma che e triplete, mucca. Che è una presa per il... Dai, dottor, ma che cosa? No! Ma non c'è niente, non c'è niente! La landa desolata dello schifo, così proprio! Ne ha ancora due... Per favore. Cioè, io non la voglio guardare la mia percentuale leggendaria, perché se adesso vado a vedere quanto è la mia percentuale... A me viene un groppo al cuore, quant'è? 1,857, porco di quel Giuda, ma... Ci ha messo fuori focus, no, ok, ci ha ripreso. Dai, ne ha ancora due, in due tutto può succedere. Io lei l'ho trovato nella... Ma vada a fare in... Vabbè, non si prenda male, sia super ma anche morale, Maxine insomma. Va bene, qualsiasi cosa. Sì, ma la trova adesso. Se non in questo, lo troverà in quell'altro. Insomma, ecco, vede, ho trovato i biglietti. Il barile Carlo. Ma non me ne frega niente del barile. Non me ne strafrega niente. No, lei invece deve dare importanza al barile. Quanti barili ho, orco Giuda? Quanti, dove sta? È lì il barile. Quanti barile. Ne ha? Ne mancano 200 e poi l'ho finito anche quello. Per un po' il Ratch ce lo prendiamo, quindi è meno male. Ultimo baule. Ultimo, ho parlato come Google Translate. Ultimo baule. Allora, ultimo bauli. Bauli, ok. Già che ha tre scelte, fortunato, io ne ho beccato sempre qualcosa, due. Qualcosa, ti prego. Cioè, porco Giuda, qualcosina, ti prego. Piuttosto mi inforcano con la forca del fattore come fossi una balla di fieno e mi lasciano agonizzante nel fienile con i topi. Via, magari. Con i topi! Ma neanche una Star Power! Ma niente, dottore! Cioè, guardi, allora ne potete. E tra l'altro, perché io non ho ancora. Ma potrei maxare anche questo, no? Potrei maxare lui, potrei maxare il mulo, potrei maxare chi cavolo, posso anche maxare Nita. Posso... No. Posso maxare? Chi posso maxare ancora? Chi ho ancora da maxare? Chi posso ancora maxare? Orca porca. No, perché mi girano, dottore. Vi faccio capire. Cioè, li posso maxare meno male tutti. Anche Eugenio, penso di poterlo quasi maxare. Perché tanto è livello 7, quindi più o meno ci siamo. Quindi, io dico, se resta... Non è difficile da Star Power, dato che ce ne può trovare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È stato un po' sfortunato. 10, ma dottore, ma l'ha visto qualcosa lei? No. Lei ha visto qualche cosa bella? No, principalmente orca... No. La speranza è l'ultima a morire, insomma. Ma l'hanno già seppellita la speranza. Ok. Dottore, allora apre i bauli. Ho 22, 5 e poi ho una mega cassa. Ok. Quindi, l'apriamo prima che me la vada a togliere come la scorsa. Allora, intanto lei apre. Ci dica, qual è il metodo che lei utilizza per trovare i burroni leggendari? Cosa utilizza lei per far sì che le escano così abbadilate? Perché anche chi ci guarda dice: è impossibile che lei possa trovare tutta sta roba di fila. Cioè, esce via e Maxine, lei in un video se li fa tutti. Allora, capisci, c'è qualcosa che tocca. Ho trovato una mucca. Ma che una mucca, vada avanti. Io mi ero rotto le p***e con le mucche, va avanti. Allora, parlo, dottore, tipo un'intervista, mi dica. Allora, in pratica lei deve non volere niente. Io apro i bauli con la speranza di non trovare un piffero, ha capito? Ok. Non è che li apro con l'aspettativa di un ambrogio. Di un ambrogio, quindi bisogna sperare di avere ambrogio. Ecco, esatto, io l'unica cosa che aspiro quando apro un baule è non trovare ambrogio. Okay. Basta, non mi deve saltare fuori imbrogio, capito? L'importante è schivare l'imbrogio. Esatto, la cosa è quella lì, quindi sta solamente lì. Eccolo qua. La funziona. Non dica di più, non dica più volte, dottore, che non vuole trovare perché due di fila così, manna, attenzione, possiamo fare le 6, oggi. O meglio, le 7 che 6, 6, 6, poveracci, 7, ma... dottore. E più che altro, dottore, c'è un metodo anche tipo... Assolutamente, aprire veloce è il modo migliore per trovarli. A secco, così? Veloce, sì, senza aspettare le cose, veloce, così. Esatto. A randella e... Esatto. E lei così mi dice che lei il brollo così li trova. E lei non si è mai trovato così. Io quando ho trovato lei, ho trovato anche Franco, esempio. Lo so, e ho anche le Star Power. E anche quelle di Corvo. E quella di Spike. E meno male che l'abbiamo registrato. E se lei mostra il video, io li apro uno dietro l'altro. Ce l'abbiamo, la ragazzi, ce l'abbiamo la clip quando il dottore trova nei bauli, trova Franco. Trova due Star Power dei Brawler leggendari. Allora, trova tutte quelle di Spike. Trova quella di Corvo. Trova Leon. E trova Coso, Franco. E io in tutto quello ho trovato. Invece lui, tu queste cose qua in 100 bauli, io in 100 bauli ho trovato una Star Power che era la prima di Brock. Basta, lui ha trovato la maremma incantata di roba. Allora, cioè, scusi, lei è vomitevolmente schifo. E tra l'altro io avevo già tipo 1,5 di trovare leggendario e ne è uscito manco mezzo, quindi va bene.
Allora, io lo meno, cioè veramente tutto, io la meno, più per meno fa più per giù, meno per meno sopra, meno. Allora, abbiamo dottore, Ricco e Penny, però io non voglio essere ricco quanto voglio una bella stalla. Ma che stalla, dottore? Ma cosa? Allora, il dottore quando giocava, o meglio, quando trovava i leggendari, voleva la stalla. Non è che dice voglio trovare tipo, oddio, voglio Leon, voglio Cor, voglio la stalla. No, ma a me non trova Ambrogio. Io non voglio solo Ambrogio. E del resto, tanto qua c'è ancora il rischio di Ambrogio, perché io ne ho trovati c'è due e ce ne sono quattro e una là in cima. A rischio anche tu, la star power di Gesualdo e anche di Coso e anche di dottore, vedi, Madonna. Di Gesualdo e anche quella di El Primo, come si chiama, Alfredo. No, Alfredo, okay. Esatto. Dottore. Ehi. Adesso, lei ha qualche presupposto per la sua mega cassa? Si aspetta di trovare qualcosa? Io mi aspetto una manciata di porcate, però un sacco di gemme oggi. Però è anche vero che, dottore, se lei per la mega cassa riescono più di 20 ambrogi, è il super ambrogio. Quindi lei proprio arriva all'elite del... Un ambrogio con i baffi, cioè con una super barba, super baffi. Sì, sì, dottore, tipo una cosa leggendaria che io glielo auguro, sinceramente. Anche se gli augurerei di trovare qualcosina, perché anche oggi, dottore, lei mi sembra un pochino... È il Rogna Day, sì. Oggi, dottore, c'ha... Sì, assolutamente sì, il però... Il morbo della rogna. Mi è aumentata la signora di leggendaria. 151, è aumentato tantissimo, di 50 è aumentata, Mi sembra. Allora, un 0,151 del dottore è come un 6% di qualsiasi altra persona. C'è un 6.0. 10 ambrogi, ma che bello, siamo a 3. Ho trovato un ambrogio. Allora facciamo una cosa. Possiamo arrivare a 7. Che sfiga. Però okay, potremmo super ambrogio dentro. Però abbiamo la mega cassa che assolutamente non avremo 5 scelte. O se le avremo sicuramente sarà la star power di Franco. Anche se io vorrei quella di Gesualdo, quindi ok. Però... no, non c'è nessun però. Apriamo. Quel che salta fuori salterà fuori. Per la mega cassa, qualche rito speciale che lei fa, tipo qualcosa di tribale, o l'apre così a caso? Potrei fare tipo una filastrocca. Io voglio capire come lei trova i leggendari. Il succo è quello alla fine, capito? Ah no, il succo è fregarsene. Quindi io non spero niente, non voglio niente. Aprirò questa cassa e non troverò assolutamente niente. Io voglio la star power principalmente. Poi del resto non mi interessa. Allora, 5 scelte, okay. Quindi molto standard la cosa. Abbiamo Colt. Ok, io la abbiamo una enorme mucca. Ma che mucca? 19 mucche. Ma che mucca, vado avanti. Un ambrogio. 20 ambrogi, che è super ambrogio. Meno male. Oh, raga, un super ambrogio dentro me. Cassa è like, raga, like e magari emoji di baffi. Un barile, attenzione, perché fosse il mulo l'ultimo, faremo una mega iperstalla. Era Franco, dai. Mulo. Pocio. No, un musicista. La mette incinta, ma per finta. Va bene, avrò biglietti. 8 biglietti. Ci sta, allora, una casa di me. Però. No, a casa di me. No, dottore, okay. Comunque sia, io volevo sapere solamente il suo segreto per trovare il brule. Oggi mi interessava quello, anche perché non mi sembra normale che lei trova così tanta roba e non trova niente. Ci deve essere per forza qualcosa sotto, non può andare avanti così, anche perché lei gioca da meno di me, da più brawler di me. Ma che senti, però ancora non ce l'ho. Allora, dottore, la prima clip, guardiamo, è quella di Pro Hacker, che ovviamente fa una partita in showdown. E, dottore, vieni a vedere cosa ci combina. Ok. Attenzione. Vedo un'enorme mucca, vedo una papera, oh, vedo un incazzatore. Ah, c'è anche un mulo, dottore, c'è un mulo. Là, c'è un mulo da rugby. Attenzione, attenzione. Attenzione, il mulo va contro Pam. Occhio. Morto. Allora, è rimasta una papera. Una papera, un'incredibile papera che lancia le mine. Piper si avvicina. Occhio. L'ammazza. L'ammazza. Mamma mia, che papera. Mamma mia. Mamma mia, Pro Hacker fortissimo. Fa la giocatona e praticamente rimane, cioè mette a 90 Piper letteralmente, butta 3 mine qua sotto. Vediamo il momento in cui butta giù le mine. Vogliamo vedere il sembra momento. Tipo una parte di fattoria, no? Le papere con la mucca contro un terribile mulo e la badante di coso. Vediamo quando butta le mine. Straforte, occhio. Gli baita le mine, così sapeva già che sarebbe venuta a prendersele. E infatti rimane baitato. E se la è. Mamma mia. Piper rimane fritta, come fosse salmone congelato. La prossima clip è quella di Luca. E allora ci propone un Brawl Ball. Oggi sono un sacco di Brawl Ball, ragazzi. Fate un sacco di giocate fighissime in Brawl Ball. Quindi oggi ne vedremo un sacco. Attenzione, Luca deve essere questo. Infatti, ecco lo zucchino. Attenzione, grazie. Attenzione, fa la carambola. La carambola dello zucchino, bellissima. La serpentata maledetta col tiro della super. Praticamente riesce a fare una gimcana maledetta. E passa, guarda. Attenzione, Franco, mamma mia quanto lo odio in Brawl Ball, Franco, quando Franco inizia a fare così, odioso, bello, odioso proprio. Comunque, io riguarderei l'azione di Luca, che ha fatto veramente una giocata veramente, veramente, veramente figa, attenzione, ne approfitta chi, non ho capito. Una tripla carambola incredibile che schiva Franco, schiva anche quell'altro che stava venendo fuori, non mi ricordo chi, ecco, Gesualdo, ciao. Tra l'altro,
un ringraziamento particolare lo deve fare a Cold, che morendo, utilizzando la super, morendo, ha scavato quel buco e ha permesso al nostro Luca di fare la giocata maestra. E quindi GG anche per lui. Nella prossima abbiamo Minya, che vedete ci combina anche lui qualcosa in Brawl. Vabbè, combina sempre qualcosa. Eh sì, adesso vediamo. Vediamo un attimo, vediamo un mago attimo. Delle carambole. Mamma mia, ma che roba, è incredibile, è bellissimo. Il mago delle carambole, attenzione. Cioè ci fa una bellissima giocata. Quando senti la persona che ti fa queste cose, senti anche, dici, tipo, ti faccio proprio schifo. Guarda, cioè mamma mia, bellissimo. Li ha dribblati in maniera allucinante. Damn, nigga. La prossima clip abbiamo Gab. Vediamo cosa ci combina. Attenzione. Ok, è un Mortis, il classico Mortis che schiva il mulo. Attenzione, va avanti. Occhio. Cosa ha fatto? Ma aspetta, che giocata ha fatto? Io non cioè, ho capito. Se l'è fatta rimbalzare contro i cosi, poi l'ha ripresa. Guarda, l'ha fatta rimbalzare. La lancia. Mamma mia, che giocata incredibile. Vabbè, ma come l'ha flexata sto. No, Gab, hai fatto una giocata alla Madonna. Mi piace. Nella prossima abbiamo Christian, che ritorna con un altro clip. Vediamo cosa ci combina. Ok, allora, c'è il solito casino di fine... Hanno 33 power up, dottore. 34. Sì, ma quello super Shelly non riesce. Occhio a tutti. Tradimento. Mamma mia. No, è morto? No, ha vinto. Ha vinto, dottore. Ha vinto. Ma ciao. Cioè, praticamente si vede che loro volevano tipo trollarli. Sì, no? Sono ha detto, lì a 5 power up. 33 ne hanno 34. Shelly parte con una trombata incredibile. Due volte la super. Tre volte la super gli spara. Oh signore, io qui ci rimango. L'ultima clip ce la dà ancora Minya. Vediamo cosa ci combina. Attenzione, Luca, okay. Questa volta usa un mulo. Il mulo contro. Ok. Oh, madre di Dio. Guarda, così devono fare i muli. Che vanno sì, a fottere per... tutti. Sì, non per... che devi. Mamma mia. La super. La star power che ti dà la difesa. Ma ciao. Sì, ma. È un carambolaio allucinante. Cioè, sto ragazzo non gli piace. Sto ragazzo è un carambolaio allucinante. Io voglio rivedere perché ha fatto una cosa che allucina. Cioè, lo stesso. La stessa carambolata ha fregato il tipo. Cioè, tu dici, batte sopra, fa sotto. No! Batte sopra e poi ritorna direttamente dietro. Ci ha fatto una schivata che è allucinante. Ma è una figata, guarda. Cioè, lì dentro. Shane. Wow, genio. È sì. Una figata. E lo credo bene. Signori, fateci sapere la vostra sotto nei commenti se vi sono piaciuti, questa è stata la vostra preferita. E detto questo, se avete anche voi delle clip, ci volete mandare, trovate la mail qua sotto. È facilissimo, trovate un pezzo della clip, non tutta la parte, quello che vi pare. Ce la inviate. E noi appunto in un prossimo video ne reagiremo appunto assieme. Signori, con Giorgio ci vediamo in un prossimo video. Dove il dottore almeno ci ha spiegato come trovare il brawler leggendario. Quindi la prossima volta magari sono, vediamo, posso indirizzarmi meglio per essere un pochino più fortunato. Con Giorgio ci vediamo in appunto in un prossimo video. Intanto non urlerò perché gliel'ho promesso che non, anche se non so quanto dura. Io dico va bene ma non so quanto dura. Giusto probabilmente che le passerà il mal di gola. Poi inizierà a urlare di nuovo. Viene un attimo l'estate, il cuore l'hai fritto. Sì, glielo assicuro.